Grazie al contributo sempre prezioso e stravagante di Andrea Scarabelli, uno dei due curatori, di leggere quattro righe di una rivista italiana di geopolitica. Si chiama la rivista Limes, è diciamo il punto di riferimento per i lettori o gli studiosi di geopolitica in Italia, e a cura di Caracciolo, e ha fatto un numero monografico, Alexandre, dal titolo Il potere del mito. Pensate quindi che una rivista di geopolitica fa un numero speciale di centinaia di pagine dal titolo Il potere del mito. Prego Eleonora, vieni, e vi leggo solo le prime sei righe che vi daranno un'immagine chiarissima del perché un filosofo, un mitografo, uno studioso di religioni, un autore di un libro straordinario come Nomachia piuttosto che etnosociologia, non può che occuparsi di geopolitica. Leggo dalla rivista del Mondo Occidentale Contemporaneo ciò che scrive il direttore Caracciolo. Non c'è geopolitica senza mito e non c'è mito senza rito. Ogni comunità che aspiri alla potenza ha bisogno di una radice storica, di una credenza coltivata e condivisa dalle élite, le quali provvederanno a organizzare il culto di massa. Rito a conferma del mito. Memoria che saldano i frammenti sparsi del passato produce appartenenza, forma la realtà, anticipa il futuro. Credo che da ora sarà più chiaro quando sentiremo parlare di geopolitica o leggeremo sui giornali di tutto il mondo, e quindi anche forse quelli italiani, alcune argomentazioni del professor Dugin in ordine alla geopolitica, sappiate che sono figlie della conoscenza del profondo significato della parola mito. Con questo cedo la parola alla nostra moderatrice, che ringrazio, credo che la conosciate tutti e che buona parte di voi faccia parte di quelle 40.000 e oltre persone che la seguono settimanalmente, non sul Corriere della Sera, che ha avuto un crollo di vendite, ma sul suo social. Grazie a Eleonora Fani, che ho potuto apprezzare qui in corte quando ha dato il via a una performance artistica e filosofica con il professor Dugin e con il professor Germano sulla natura dionisiaca dell'acqua. Grazie di essere di nuovo qui con noi e buona serata e buon proseguimento. Grazie Rainaldo. Buonasera a tutti, benvenuti ad Arte in Corte, benvenuti alla Corte dei Brut. Questo è un appuntamento sicuramente eccezionale per la presenza di Alexander, che saluto. Ciao Alexander. Ciao. Noi abbiamo già avuto modo di chiacchierare lungamente durante un'intervista che mi è stata concessa da Alexander sul mio canale YouTube, che è stata incredibile perché tutti probabilmente lo conoscete già, ma la profondità e lo spessore di Alexander Dugin credo che non abbia eguali, e avrete modo questa sera di accorgervene tutti quanti. Io ho questo onerosissimo compito di moderare questa serata in cui, in effetti, come diceva Rainaldo, un po' a ruoli
ribaltati, avremo tre persone che interrogheranno Alexander e sarà sicuramente molto, molto interessante. Ovviamente i temi hanno una stratificazione di significati e vari livelli di lettura. Cercheremo ovviamente di renderli il più possibile così alla portata di tutti, perché ovviamente abbiano modo di lavorare anche all'interno di noi, di tutti noi, che è poi la funzione del mito. Il mito sono una serie di storie che si raccontano con varianti e che si ripropongono nel tempo, anche attualmente. Ed è curioso vedere come in alcuni momenti storici, come in questo, in cui ci sono dei cambi epocali incredibili. In questo momento preciso vedremo come si parli del passaggio dalla modernità alla postmodernità. Il mito ritorni furiosamente, in maniera importante e quasi prepotente alla ribalta. Il mito lavora dentro di noi. Il mito è la reificazione di, se vogliamo vederla o utilizzare termini junghiani, archetipi che costituiscono l'esterno e l'interno di noi e quindi troviamo sia dentro che fuori. Il mito è attualissimo anche oggi e come ha letto Rainaldo prima, è indispensabile per comprendere la realtà che viviamo e quindi anche la geopolitica. Sicuramente le porte interiori e la capacità mitopoietica di Alexander Dugin creerà sfondi nelle nostre interiorità che contribuiranno a creare una nuova visione del mondo, che è quella che oggi è forse la cosa più importante da riuscire a raggiungere, al di là di tutte le pressioni esterne, le manipolazioni più o meno mediatiche, eccetera. Io non mi voglio dilungare perché non ha senso, chiamo i tre interrogatori, i tre personaggi che porranno le domande, che sono, vedo che si alza, Valentina Ferranti, Andrea Scarabelli e Luca Siniscalco, scusate. Le domande saranno, cercheremo di accomodatevi, rimanere all'interno dei 5 minuti per ogni domanda, perché altrimenti domani mattina saremo ancora qua. Nei 10 minuti la risposta, però ovviamente Alexander potrà dilungarsi perché sarà così fantastico ascoltarlo che nessuno lo interromperebbe mai. Quindi allora iniziamo da Valentina. Tu sei antropologa, hai scritto molti libri, ma forse una delle caratteristiche principali che ti contraddistingue è di aver delineato molto bene il femminino nell'antica Roma e addirittura tu parli della solarizzazione. Sì, sono traviata dal discorso di Apollo, ho fatto il classico, si vede, non c'è niente da fare, la solarizzazione dell'aspetto del femminile, quindi questo del femminino. Ovviamente l'aspetto femminile è importantissimo in tutti i suoi aspetti, anche simbolici e attuali, oggi come ieri, e sicuramente ne parleremo, ma la cosa importante è che tu sei tra le poche persone che ha identificato come in realtà anche tutta la cultura greca sia stata fortemente influenzata da quella romana e quindi dalla cultura della Roma antica e non il contrario, cosa che invece normalmente si crede. So che tu hai delle domande molto articolate e quindi ti lascio il microfono e ti lascio fare il tuo preambolo e poi la tua domanda. Grazie, grazie Eleonora. Buonasera professor Dugin, onorata di parlare con lei e di essere qui alla Corte dei Brut. Per me è veramente emozionante ed è un regalo. Io ho scritto questo libro, Prima Roma, perché credo che il mito sia una
quanto mai attuale. Credo che nel mito noi possiamo leggere le tracce della nostra contemporaneità, e scrivere un libro su Roma è proprio tornare ad un passato che però riverbera nel tempo contemporaneo e quindi nella postmodernità. Roma è un mito in pietra, è la stessa città che assurge a mito, e il mito è ciò che fonda la realtà di tutte le cose, e ci troviamo a vivere una contemporaneità che ci richiama i tempi del mito e quindi anche di Roma. Mi riferisco appunto alla nostra contemporaneità dicendo che Roma è ancora presente. Roma è qualcosa che ha fondato un passato inevitabile, inespugnabile, ma nella nostra contemporaneità è successo qualcosa per cui c'è stata una sorta di caduta, questo si può spiegare sempre attraverso il mito, parlando di Roma contrapposta a Cartagine. Roma non poteva avere uguali, e io nel mio testo scrivo come Roma distrusse Cartagine con il sale, e qui introduco due termini che sono talassocrazia e tellurocrazia. Roma è una tellurocrazia. Tellus è la civiltà della terra, del fondamento, della radice, della tradizione, degli eroi, così come era Sparta. Mentre Cartagine era una talassocrazia, una civiltà del mare, dove non c'erano regole, dove tutto era fluido, dove c'erano i mercenari, dove c'era il controllo delle coste. E qui vado avanti con un termine che è quello che noi stiamo vivendo, che è il neoliberismo, che è un'economia di mercato, che quindi si ricollega a questa contrapposizione antica, Roma e Cartagine. Lei è d'accordo, professor Dugin, con questa contrapposizione che sto facendo, quindi questa lettura di Roma e Cartagine e questa contrapposizione che noi viviamo adesso tra una società tradizionale che ha delle radici e delle fondamenta e una società fluida e dispersiva come quella che era un tempo, una società come Cartagine, una cultura come Cartagine, e quindi talassocratica? Sì, molte grazie per questa descrizione della Roma. Credo che per cominciare, c'è una particolarità del nucleo semantico dell'espressione. L'espressione ottiene il senso solo quando il termine è apposto a altro termine. Quando affermiamo una cosa, questo atto stesso significa che negiamo altra cosa. È molto importante con questo contesto semantico per definire il senso dell'affermazione, accentuare che cosa è negata questa affermazione. Per esempio, quando diciamo che uomo, per esempio, pronunciamo la parola uomo, il senso di questa parola semplice arriva quando precisiamo uomo ma non la donna, per esempio. Ma è possibile che uomo e non bambino, o uomo non animale. Per questo questa comparazione, paragone, definisce il senso stesso dell'affermazione. E quando diciamo Roma, già nel contesto geopolitico, nel contesto nostro, pensiamo che è la cosa che è diversa di Cartagine o opposta a Cartagine. Roma e Cartagine è molto importante per comprendere Roma, perché
o opposizione fa il ruolo molto importante per comprendere tesis. Antitesis è la scelta di antitesis. Antitesi è centrale, è essenziale per comprendere tesis hegeliana. Per questo questa comparazione o contrapposizione tra Roma e Cartagine precisamente è una dualità che serve a spiegare la storia, la cultura, la tecnologia, il progresso, e tutte è qua in questa dualità dei due tipi delle civiltà, la civiltà punica, fenice, di Cartagine, e l'idea romana. E quando nel questo contesto, quando parliamo su Roma, parliamo su tutta la civiltà greco-romana, parliamo dei greci, dei indoeuropei, che opponiamo alla forma della talassocrazia punica, e questo è molto importante che dobbiamo sempre individuare o definire la Roma con sua posizione. Roma e Cartagine, o tellurocrazia e talassocrazia. L'idea è che la Roma rappresenta tellurocrazia. Dice tutto sulla storia dell'impero, perché tutto impero, impero tradizionale, impero mesopotamica, impero babilonico, impero di Alessandro Magno, impero romano, impero cristiano e bizantino, tutti gli imperi erano tellurocrazie. È molto importante che nella nostra tradizione storica della politica normativa cristiana e antica pre-cristiana sempre definiamo impero come impero tellurocratico, e opposto all'impero, opposto, antitesi all'impero, è precisamente talassocrazia, la forma materialista della colonizzazione delle coste, e tutto che era rappresentata dal Cartagine. Per questo Chesterton, il cattolico conservatore inglese, ha detto che la vittoria della Roma su Cartagine era la definizione di tutta la storia dell'umanità europea e della cultura europea. Non era competizione tra due poteri regionali, era la scelta, la Roma o Cartagine, sarà la scelta tra due cammini della cultura e della civiltà. È la scelta tra eterno e temporale, tra verticale e orizzontale, tra spirituale e materiale, tra onore e mercantilismo, il denaro, i soldi. Due forme della civiltà, due archetipi della civiltà, e precisamente
È molto importante che i geopolitici, dal Mackinder fino a tutti gli altri, sempre parlavano sulla Roma. La Roma era il sinonimo della tellurocrazia, era sinonimo del tutto ogni impero vero. E per questo possiamo parlare su Roma pre-cristiana, Roma cristiana, Nuova Roma che era Costantinopoli e Terza Roma che è Mosca, e oggi rinascimento della Terza Roma o Impero Russo è la stessa tellurocrazia, la stessa funzione romana che sta opposta all'eterno nemico della Roma, il Cartagine, oggi anglosassone, capitalista, liberale. E per questo la lotta tra l'eternità e il tempo continuo è la Roma e l'eternità è sempre funziona come una forza, come il potere dell'eterno, della tradizione, della sacralità, della verticalità contro il potere opposto che era rappresentata nella storia mediterranea dal Cartagine e che oggi sta rappresentato dagli Stati Uniti dell'alleanza Atlantica Atlantista NATO e tutti molte cose cambiano nella storia, ma ci sono alcune cose che sono costanti, che sono in un certo senso eterni. E per questo questa definizione della Roma con sua contrapparte, con sua opposizione che è Cartagine, è la maniera a decifrare, a leggere la storia come il processo che ha un senso o una significazione e che aiuta a comprendere che produce oggi, che è il senso profondo degli eventi antichi, vecchi, tutta la storia può essere letta con questo termine Roma e sua opposizione. In questo senso voglio aggiungere una considerazione che è meno conosciuto che questa contrapposizione tra la Roma e Cartagine, tra Sparta e Atene, la Russia imperiale in Inghilterra. La prima parte del dialogo Repubblica è un certo dove si tratta dove Platone parlava su Atlantide e questa parte è più vecchia descrizione dell'Atlantide era analizzata dall'altro platonista, neoplatonista, Proclo. E questo Proclo, questo autore più moderno in certo senso, che è un migliore commentatore, spiegatore del platonismo, ha dedicato nel suo libro dei commentari sulla Repubblica la grande parte per
descrivere questa civiltà atlantica, Atlantide, tutta la storia nel senso metafisico neoplatonista. Secondo Proclo, tutta la storia dell'Atlantide mostra due linee della manifestazione, la manifestazione generale, universale. Il principe è uno, ma da questo principe escono due linee, la linea migliore e la linea peggiore. È molto interessante, due, sempre queste dualità su quale abbiamo già parlato, perché per avere una cosa e comprendere il senso della cosa, di questa cosa, abbiamo bisogno dell'opposizione, dell'altra cosa. E solo due cose contrapposte creano il sistema semantico con il senso. Per questo proprio dice che la manifestazione è duale sempre. Una serie è una manifestazione del migliore e altra serie è una manifestazione peggiore, comparando con migliore. E i greci che vivono dentro del mondo conosciuto, dentro del mare Mediterranea, erano rappresentati del principe della fissità, e proprio descrive questa civiltà dei greci come tellurocrazia pura. Sono i greci, secondo Proclo, sono dedicati all'eternità, a dei olimpici, ai principi olimpici, alla cultura verticale, eterna, immutabile, di sempre, organizzata la forma verticale, e questa è precisamente la descrizione delle caratteristiche più centrali della tellurocrazia. Tellus è precisamente il monte che è l'asse verticale intorno di cui gira la realtà manifestata, e dal principio eterno e celeste verso la Grecia, la civiltà greca, va questa asse della manifestazione migliore. Altra manifestazione peggiore esce del stesso principe, ma va oltre dei colonni del Ercole, oltre a questo è precisamente la situazione dell'Atlantide. Atlantide era orizzontale, e tutta la gloria della civiltà atlantica o atlantista legata al mare era precisamente la civiltà della ricchezza materiale, della prosperità, delle arti, e tutti aspetti della talassocrazia sono individuati, identificati nel questo analisi di Proclo con Atlantide. Atlantide è precisamente una forma della manifestazione peggiore, della serie peggiore, e tutta la gloria è la gloria dei re
dell'Atlantide era sempre peggiore perché tutta la ricchezza era materiale e la ricchezza dei greci era spirituale. È molto interessante che due linee della manifestazione si contrappongano e questo era descritto nella guerra. La guerra tra i greci e atlantici. Era precisamente stessa forma, stesso mito del potere, perché si tratta della guerra, del potere, del governo su tutto questo territorio mediterraneo, ecumene. Si tratta della volontà del potere e in questa volontà del potere partecipavano due linee delle manifestazioni. La linea della manifestazione migliore è tellurocratico che erano i greci e manifestazione peggiore che era rappresentata dalla civiltà più materiale che erano oltre i colonni di Ercole, oltre del Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico, e precisamente lì era il centro di questa talassocrazia mitica. Dall'assocrazia metafisica che rappresentava la manifestazione peggiore. E Cartagine, è lo stesso che Cartagine. Per questo credo che questo mito filosofico, metafisico, tradizionale, sacrale e anche geopolitico spiega questa dualità con una dimensione citamente metafisica sulla quale parliamo noi. Per questo Roma è lo stesso che questa Grecia nella storia della guerra dei greci contro gli Atlanti, ma anche possiamo vedere che tutta la storia attuale, che tutte le cose che accadono oggi, anche possiamo porre in questo contesto di questa dualità. Roma esiste sempre, Roma è eternità, e questa guerra descritta dal Platone finisce con la fine dell'Atlantide, finisce con questo diluvio che distrugge questa civiltà materialistica arrogante atlantista precisamente, e dopo tanti secoli siamo oggi nel conflitto tra NATO e la Russia, Terza Roma contro Alleanza Atlantica. Sono i simboli, sono i miti, ma sono anche sono la maniera di leggere mitologica della storia. Il mito non svanisce, sta sempre con noi anche quando noi dimentichiamo sua importanza. Per questo credo che questa storia di Proclo e tutti i suoi sviluppi su questi temi possono comprendere meglio tutti gli eventi che accadono oggi, per esempio nell'Europa o nella guerra, una volta di più, una guerra tra la Terza Roma, la Russia contro NATO e l'Ucraina, nell'Ucraina. Stiamo nella stessa
stesso campo semantico, dove le forze, i poteri molto vicini per sua natura si incontrano una volta di più. E stiamo perché la guerra tra Roma e Cartagine si ripete dal secolo al secolo. Grazie professor Dugin. Quindi il mito è quanto mai attuale e ci insegna, ci indica una via. E sempre per contrapposizioni possiamo pensare al mondo contemporaneo. Un mondo in dissolvenza. È in atto una guerra, che è una guerra tra bene e male, una guerra anche spirituale. E la lotta è di fronte a noi, la viviamo tutti i giorni e sempre per contrapposizioni, quindi mi ricollego al mito e quindi alla Roma e a Cartagine, alla tellurocrazia e alla talassocrazia, dividendo in qualche modo la realtà che stiamo vivendo in due, tra virgolette, opposte fazioni, un mondo sacro, comunque un mondo che tende alla sacralità, quindi a ciò che è separato dal mondo profano, un mondo profano che è ciò che è fuori dal Tempio, che è una quotidianità che noi viviamo tutti i giorni, un tempo lineare e un tempo ciclico, San Giorgio e le forze ectonie. È d'accordo con questa ulteriore contrapposizione, cioè con questa esperienza che noi stiamo facendo all'interno della nostra contemporaneità, che sempre opera rispetto a una parte di mondo che in qualche modo sta cercando di verticalizzare, e quindi, come diceva lei prima, Roma e la terza Roma, e un'altra parte che è in dissolvenza, che non sa più cos'è l'eterno, che non ha più radicamento. E mi viene in mente tutti i movimenti del gender fluid, LGBT, tutta la dissolvenza che si fa anche nell'educazione dei ragazzi nelle scuole. È d'accordo con questa ulteriore dicotomia? Sì, sì, credo che questa descrizione è vera, giusta, totalmente giusta. C'è questa dualità, dualità molto chiaramente percibile nel nostro mondo. Credo anche che lei ha utilizzato la parola solarizzazione o cosmicizzazione, è molto bello, mi è piaciuto, solarizzazione. Credo che la guerra nel contesto platonico, nel contesto della cultura greco-romana, la guerra metafisica, la guerra dei principi, mai era concepita nel contesto della radicalità tanto irriducibile come nel contesto iraniano, per esempio. È molto importante che solarizzare o cosmocizzare non significa annichilare o distruggere totalmente, significa trasformare. È molto importante che nella storia già citata dal Proclo, Proclo parlava su due linee della manifestazione, e una migliore, altra peggiore, ma dire peggiore non è lo stesso che dire che è male, che è cattiva questa altra linea. È peggiore comparando nella comparazione con migliore, ma non
non è negativa, negatività pura non esiste, come i platonici dicevano sempre, il male non esiste, il male è una diminuzione del bene. Per questo sempre possiamo ridurre o ridurre di nuovo, peggiore a migliore, la seconda serie delle manifestazioni a prima serie, e la vittoria dei greci, della Roma, non è la distruzione del nemico, ma solarizzazione, trasfigurazione, trasformazione e salvazione del nemico, in certo senso, è la riduzione del peggiore al migliore. Tutto positivo, tutto che è positivo nel nemico deve essere riassorbato, ridotto a Roma. E questo è molto interessante, che la dualità mai era rappresentata nella nostra tradizione come la cosa assoluta, assoluta. Tutta dualità deve essere ridotta a una gerarchia, e in questa gerarchia, quando riconosciamo che c'è migliore, c'è peggiore, possiamo dare il luogo, il posto a esistere anche al peggiore. Il peggiore deve esistere, il peggiore è legittimo, legittimo anche, e senza peggiore non sarà migliore. Per questo credo che solarizzazione è la parola molto bene. C'è una notte che notte atlantista, notte postmoderna, la notte occidentale, materialista, moderna, e c'è il sole dell'eternità, il sole del Roma, della verticalità, e con questo sole dobbiamo solarizzare talassocrazia, o il caos della postmodernità deve essere di nuovo cosmicizzato e ridotto o restaurato, salvato. E questo è molto importante per comprendere la natura della guerra santa o la guerra romana. La guerra della Roma è vera, autentica. Questa guerra è sempre la guerra la guerra creativa, che forma, che trasfigura, che solarizza, non distrugge, ma include nel contesto gerarchico più giusto, e non lascia a tutte le proporzioni essere distrutti e posti al caos. Per questo credo che la parola solarizzazione delle tenebre è molto, molto importante, anche per comprendere la differenza della posizione rappresentata del Cartagine, che era distruggere verticalità. Vogliono vivere, creare il mondo senza senza la verticalità, il mondo totalmente orizzontale. Ma la guerra o la posizione della Roma o della Russia o della tradizione o dell'eternità non vuol distruggere il nemico, annichilare orizzontalità, che era porre, vuol porre questa orizzontalità nel suo luogo
naturale, autentico, e non distruggere, affermare orizzontalità come la serie peggiore. Per questo materialità deve essere non annichilata, ma sottoposta alla spiritualità, e questo è molto importante. Non è la guerra romana non è la guerra della distruzione, ma la trasfigurazione e della solarizzazione del nemico, che riafferma su essenza spirituale e ontologica. La ringrazio professor Dugin per aver ricordato questo termine, che io ripeto diverse volte nel mio testo, solarizzazione, perché credo che Roma ha solarizzato il mondo e le tracce si possono ancora vedere. Solarizzazione, quindi cosmicizzazione, cosmicizzare è cosmesi, è abbellimento ed è verità. E mentre ora ci troviamo immersi in un caos che è tutto ciò che si contrappone a un ordine, che è anche un ordine spirituale. E il termine solarizzazione, in questo senso, io lo uso spesso per parlare nel testo del femminile, di come dal mio punto di vista il femminile nel mondo contemporaneo abbia perso la rotta in qualche modo, cioè il femminile si è in qualche è decaduto. Il femminile che tiene il mondo, e lo sappiamo facendo riferimento alla nostra tradizione religiosa, è qualcosa che trae in alto e dovrebbe trarre in alto il mondo e gli uomini stessi. Io parlo di Roma come di una civiltà che ha solarizzato il femminile, proprio perché erano in perfetto equilibrio la virilità del maschile e la femminilità, quindi le potenze di un maschile forte e di un femminile accogliente. Credo che in questo momento, mi corregga, il femminile ha perso la rotta, e se il femminile, la madre, perde la rotta, tutto il mondo vacilla e dal cosmo si passa al caos nuovamente. È d'accordo con questa visione? Assolutamente, assolutamente. Posso aggiungere alcune considerazioni. Forse non è tanto abituale per il tradizionalista evoliano come sono io di difendere il principe femminile, ma in questo senso ho la visione particolare, a cominciare con Kali Yuga. Tutti voi conoscete senza dubbio questa idea dei cicli tradizionali della Kali Yuga, che è il ciclo finale della degradazione del ciclo cosmico più grande, e frequentemente possiamo vedere che alcuni autori tradizionalisti interpretano che si tratta della Kali Yuga, il nome Kali Yuga, alcuni dicono che si tratta di questo crescimento del ruolo delle donne, della femminilità, e per questo vogliono interpretare Kali Yuga con la figura della dea nera Kali, che in realtà ha alcuni tratti oscuri e pericolosi, ma bisogna accentuare che si tratta di due parole molto diverse di sanscrit. E Kali Yuga, il termine Kali Yuga si forma con Kali, con due vocali brevi. Il nome Kali Yuga è
il nome Kali è il nome del demone, demone maschile, e non femminile. E per questo Kali Yuga, il nome Kali Yuga è il nome del ciclo o della parte del tempo che ha il nome del demonio maschile. E per questo si tratta non della perversione delle donne, del principe femminile, ma maschile. E tutti, secondo me, il problema di sempre non è con la degenerazione delle donne. Credo che questa degenerazione certamente esiste, ma è molto minore, è molto più piccolo, molto meno significativa e profonda che la degradazione dell'uomo. Il problema uomo è caduto, uomo moderno non è più in nessuna uomo. Non c'è nessuna aspetti e caratteristiche maschile negli uomini moderni, ma se facciamo comparazione tra le donne moderne e le donne del paradiso, credo che la differenza sarebbe molto molto più piccola, che le donne hanno conservato questa natura paradisiacale e uomini hanno perso questo. Per questo il problema è l'uomo, non la donna. Le donne seguono uomini, ma uomini attuali sono caduti tanto più basso che le donne, che oggi le donne stanno al di sopra degli uomini. Per questo credo che forse possiamo chiamare femminismo tradizionalista o femminismo di destra della quarta teoria politica, ma questa è la mia convinzione, che le donne sono molto molto migliori con la sua qualità che uomini attuali. Le donne non sono cadute come uomini, forse sono un poco peggiore, ma solo un poco. E uomini sono tanto terribili oggi, che non sono, non c'è nessuna mascolinità di più. E questa la distanza è gigantesca, grande, molto grande tra uomo normale e uomo attuale. Ci sono anni di luce tra loro e tra le donne moderne e le donne di sempre. Credo che la distanza è minimale, sono un poco peggiore, ma molto migliore che non possiamo fare le comparazioni. E nel mito precisamente indù questo è descritto, che nemico più grande di questo demonio di Kali Yuga, demonio maschile, è la dea Kali. La Kali con vocali lunghe, le vocali lunghe, e Kali contro Kali, Kali contro Kali. La donna, la Kali donna contro Kali uomo, e precisamente la proporzione è opposta. Alla fine del tempo la donna è sacra, è sempre sacra, ma nella fine del tempo, nell'ultima fase del ciclo, le donne conservano sue qualità e uomini
perdono sue qualità essenziali e per questo i ruoli cambiano. Le donne sono le portatrici della tradizione, dell'amore, delle relazioni umane normali, sociali, e uomini sono diventati individualisti, razionalisti, materialisti, anche uomini hanno perso sua natura eroica e le donne non hanno perso sua natura. Per questo la fase finale della lotta cosmica è precisamente le donne salvatrici, le donne di Kali contro i uomini diventati demoni e totalmente caduti e perversi. Questa è la mia apprezzazione e credo che certo mascolinismo o machismo evoliano ci non lascia a comprendere questa qualità sacrale della donna, sua propria sacralità, ma in molti suoi scritti e anche nei contesti diversi ha confermato lo stesso e questa sacralità delle donne è la cosa che su qual Evola insisteva anche. La ringrazio, professor Dugin. Grazie. Allora, dopo questo fantastico viaggio anche tra il mondo maschile e femminile attuale, io passo la parola a Luca Siniscalco, che è anche docente di estetica, tra le altre cose, e con lui credo che sarebbe bello ritornare un po' al discorso del mito e l'attualità, no? Anche perché mi è rimasta impressa una frase che ha detto nel primo intervento Alexander, dicendo che il mito è sempre con noi, anche quando ce ne dimentichiamo. E, oltre a essere molto evocativa questa frase, credo che introduca bene un po' il discorso che voleva fare Luca rispetto a come si pone il mito oggi e come noi possiamo utilizzarlo, viverlo e renderlo parte della nostra realtà. Passo il microfono a Luca. Grazie. Buonasera al professore. Grazie. Buonasera Alexandre e a tutti voi. Il mito sicuramente è il grande convitato di pietra della nostra contemporaneità, perché vive in una dimensione di simultanea assenza e presenza. Il mito è assente nella nostra quotidianità, nel nostro tempo, perché non è visibile nella nostra società, nella nostra cultura, nella nostra percezione cosciente del mondo. Il mito però al contempo ha una dimensione di presenza, lo ha nella misura in cui noi stiamo parlando qui questa sera soprattutto di mito più che di mitologie, ossia l'attenzione non tanto sulle singole, specifiche, affascinanti narrazioni che le diverse tradizioni ci hanno lasciato come declinazioni storiche del mito, ma sul mito in sé, su questa forza che è una potenza archetipica, originaria, metafisica, che ha una dimensione dinamica, morfologica, trasformativa e che costituisce in quanto potenza originaria le strutture che si manifestano nella realtà. In questo senso il mito è inevitabilmente presente nella misura in cui viviamo in una realtà e la realtà, ci dice ad esempio il grande storico delle religioni Eliade, è precisamente ciò che è sacro. Il sacro, diceva Eliade, è irreale. E quindi il mito, in quanto espressione originaria del sacro, è realtà tutt'oggi. In questa prospettiva la modernità
è precisamente una insurrezione contro il mito, e la verità di questa affermazione la confermano scuole di pensiero opposte, tanto ad esempio il pensiero tradizionale con autori già citati, Genon, Evola, ma anche Kumarasvami, Schuon e molti altri, ha visto nella modernità quel fenomeno epocale che si realizza precisamente nella destrutturazione, nell'annichilimento del mito attraverso tutta una serie di processi collegati: il razionalismo, la secolarizzazione, il riduzionismo del mondo a una categoria univoca che ci porta a vedere la realtà come una immagine sottoposta al nostro dominio. Heidegger parlava in merito dell'epoca dell'immagine del mondo, cioè di quell'epoca in cui l'uomo, il soggetto, inizia a concepire la totalità delle cose, la totalità dei fenomeni come una immagine che è in grado di dominare e di utilizzare per i propri scopi, e da cui non si viene più chiamati, stimolati, con cui non si entra più in dialogo, ma che viene intesa come una pura cosa, un ente addomesticabile e utilizzabile per fini precipui. Ecco, il mito invece è una realtà autonoma che pervade la storia e coinvolge le civiltà anche al di là delle loro intenzioni volontaristiche. In questo senso l'età che stiamo attraversando, che possiamo definire con il concetto di postmodernità, è caratterizzata dal tracollo della modernità che arriva a fare bancarotta perché le sue stesse traiettorie di sviluppo, condotte fino agli estremi, fino al paradosso, arrivano ad annichilire se stesse, perché il relativismo, lo scetticismo, il razionalismo, che sono le forze aurorali della modernità illuminista, nel momento in cui non conoscono più limiti, arrivano a distruggere la possibilità stessa di qualsivoglia fondazione, quindi la fondazione stessa della modernità. E in questo senso il mito torna, come è stato mostrato da tantissimi studiosi, a fare capolino nella nostra vita. Il mito oggi, al di là della riflessione teoretica, è evidentemente tornato in forma più o meno spuria nella realtà. Lo troviamo protagonista della letteratura, di molte forme artistiche, del dibattito culturale, persino della cultura di massa, nelle serie TV, nel cinema. Eppure è un mito che spesso è compreso solo nella sua superficialità. È un mito che è coltivato solo come appunto mitologia, come narrazione archeologica, come divertissement, come forma di piacere, di cultura, di intellettualismo, ma non viene più vissuto. E la domanda che volevo fare al professore si collega proprio alla possibilità di vivere oggi, nella contemporaneità, nel postmoderno, il mito. Vorrei cioè chiedere se, a suo avviso, di contro alla tendenza dominante, è possibile valorizzare il mito non solo come dimensione culturale, ma anche come facoltà metafisica originaria, come modo di percepire e di vivere il mondo e l'esistenza. Grazie. Voglio spiegare mia attitudine, mia posizione in questo senso con la schema un poco tecnica, vedete? No? Si vede? Sì. Ah. Grazie. Precisamente questa altra questione, Luca Seniscalca, professor Luca Seniscalca, ha menzionato anche Bultmann, e che ha voluto purificare la tradizione cristiana dei miti per arrivare a
il senso puramente logico e razionale. E con Bultmann, questo teologo protestante, appoggiando su sue teorie, Paul Ricoeur, il filosofo francese strutturalista, ha creato questa questa formula, una divisione dove c'è il numeratore e il denominatore, nello spazio del numeratore, Ricoeur come Bultmann ha posto chirigma, logos o razionalità. E precisamente Vernant ha scritto il libro Logos contro mito, il mito, e l'idea che razionalità a poco a poco spostava irrazionalità. Possiamo dare a questa dualità due nomi, o altri nomi anche, sinonimi. Il numeratore nelle coscienza sarà rappresentata dalla razionalità, dal chierigma o dal logos, e il mito in questo senso corrisponde al pensiero prerazionale, sottorazionale, e corrisponde anche alla struttura nel senso di Saussure, Ferdinand de Saussure e tutti altri tradizionalisti, strutturalisti, scusa, e Paul Ricoeur era anche strutturalista. E questo è interessante, che pensando su questa idea del Ricoeur, che ha descritto queste idee nel suo libro che si chiama Il conflitto dell'interpretazione, sono arrivato io al concetto dell'archeomodernismo. Archeomodernismo che precisamente aiuta a comprendere dove sta il mito nella attualità, nella contemporaneità. È molto importante questa maniera tecnica a fare la lettura del mito con questa dualità, razionalità al di sopra della linea della divisione, e il mito al di sotto, a passo di questa struttura, il mito che coincide più o meno alla irrazionalità, a subcoscienza, sottocoscienza, e alla struttura. E nella storia intellettuale dell'Occidente, soprattutto moderno, queste due forme, la razionalità, il numeratore, e il mito, il denominatore, erano concepiti come una sequenza, sequenza di due, che per esempio c'è l'idea che nell'antichità la civiltà umana era governata dai miti, e con il progresso la razionalità cominciava a essere più e più forte, più e più sviluppata, spostava, spiazzava il mito. E questo processo nella storia della filosofia, nella storia
e intellettuale dell'Occidente è normalmente descritto come linea, più razionalità, meno mito. E per questo sua questione, sua domanda anche a professore Siniscalco era, o la logica dei tradizionalisti era una riflessione di questo tipo, che modernità ha perso l'aspetto sacrale, il mito, e la modernità è diventato razionale e ha perso questa dimensione perché questa dimensione del mito appartiene al passato, a razionalità appartiene al presente e al futuro. Questa è la maniera generale che in certo senso pervade tutte le scienze e proprio tutte le scienze umane o sociali e naturali, ma con questa visione della gerarchia tra l'acherigma o il logos e il mito e la struttura, possiamo arrivare a una altra visione, alla visione alternativa, dove razionalità e irrazionalità, il logos, la filosofia e la mitologia appartengono a due livelli che coesistono, che esistono in stessa struttura della coscienza. L'uomo ha due livelli del pensiero, razionale e irrazionale, logico e mitologico, che non sono contrapposti, che non sono contraddizioni. E se per esempio l'idea di perdere la dimensione del mito al favore della dimensione della razionalità, forse questo descrive correttamente, giustamente, il processo della storia intellettuale dell'Occidente, ma non della Russia o non delle altre società, altre civiltà non occidentali, dove la razionalità e la mitologia coesistono, sono simultaneamente presenti ambedue nella struttura della cultura, della religione, della filosofia. E per questo il mito e la razionalità e il logos, la chirigma e la struttura non escludono uno altro, possono coesistere, ma quando, solo quando possiamo porre ambedue in due livelli diversi. Con questo possiamo trovare dove il mito sta oggi, perché credo che questa pretensione o questa maniera generale dell'Occidente di vedere questa storia intellettuale della cultura non è corretta. Nella società non occidentale, questo è evidente, archeo-moderno, quando modernità coesiste con tradizione o con irrazionalità, è il fenomeno più evidente, più chiaramente visto, ma credo che nell'Occidente stesso questa dimensione irrazionale, mitologico, strutturale, sempre esiste nella popolazione, e l'elite
intellettuale, elite intellettuale, non vogliono accettare questo aspetto mitologico della cultura e della società, e Mircea Eliade ha mostrato molto bene che nostra cultura contemporanea occidentale, che pretende a essere razionale e logica nella sua profondità, rimane mitica, la mitologia è più forte nella nostra cultura che razionalità. È molto interessante, e per questo credo che sto d'accordo con Eliade, bisogna cercare questo il mito, il senso della sacralità, dello sacro, precisamente negli aspetti notturni della nostra coscienza e nell'incoscienza, nella fisiologia, nella psicologia profonda, possiamo trovare questo accesso al mito. E che più importante, che non credo che sarebbe corretto contrapporre razionale e mitico. Credo che molto più corretto sarebbe fare una gerarchia organica tra loro, perché il logos cresce dal mitos, dal mito, e non nega mito, cresce una forma, o possiamo dire altrimenti che il mito è la proiezione vivente, plastica del logos. La metodologia ha sua propria razionalità, e la razionalità o razionalismo si fonda su una certa mitologia moderna. Per questo credo che questa è la risposta a sua domanda. Grazie. Grazie. Lo stesso Evola, che è stato varie volte citato questa sera, ha parlato in vari scritti, ne ricordo uno ad esempio apparso sulla rivista Antaios, del carattere in qualche modo complementare di razionalità e irrazionalità, visti come due aspetti parziali delle facoltà conoscitive umane, che, diceva Evola, potevano entrambi trovare una propria elevazione, una trasfigurazione spirituale in una facoltà superiore che Evola definiva come dimensione del sovrarazionale, che è quella, diciamo, esperienza intellettuale radicale che si vive nei processi di iniziazione. Tornando alla presenza del mito nell'attualità, volevo porre un problema molto antico, molto discusso, ma ancora attuale, che riguarda i rapporti delle forme di pensiero mitiche con la religione, e in particolare, visto il nostro contesto culturale, con il cristianesimo. È stato citato Bultmann, appunto, con il tema della demitizzazione, che rappresenta una tendenza prevalente nel cristianesimo contemporaneo, ovvero appunto il tentativo di ridurre lo spettro della religione e del rapporto col sacro ai nuclei concettuali e razionali fondamentali, espungendo tutta la dimensione, da un lato metafisico-teologica, dall'altro quella più folcloristica e tradizionale, dalla pratica religiosa. Al contempo però ci sono stati molti autori variamente cristiani che
fossero cattolici o ortodossi, che hanno cercato di contemperare la dimensione del mito e quella della religione. Mi viene in mente ad esempio lo stesso Eliade, che parlava nei suoi scritti, da studioso ma con un'evidente empatia, delle forme che chiamava di cristianesimo cosmico, ossia di quel cristianesimo radicato soprattutto nel centro ed est Europa, ancora legato alla dimensione agricola, al rispetto dei ritmi delle stagioni, della natura, con una visione cosmologica. O ad altri autori, come mi viene in mente il tradizionalista italiano Guido De Giorgio, che ad esempio proprio sul mito di Roma che prima è stato evocato ha molto riflettuto, cercando di integrarlo nella prospettiva cristiana. E quindi la seconda domanda che le volevo porre riguarda appunto la possibilità di unire in maniera feconda una visione del mondo mitica ed una religiosa, se quindi è possibile questa congiunzione o se a suo avviso sono due approcci alla conoscenza e al sacro diversi. Grazie. Parzialmente credo che ho risposto a questa domanda, ma dando la schema di Paul Ricoeur, che ci aiuta a comprendere come coesistenza della razionalità o del logos con il mito nella visione olistica, organica, integrale, può rappresentare la soluzione per questo. Credo che casuale che Bultmann era il protestante che ha proposto demitizzare la religione cristiana, perché questa era l'idea generale del protestantismo, di distruggere la tradizione, orale del cristianesimo, di concentrarsi sulla scrittura sacra, abolire tutte importanze della tradizione orale o della Chiesa stessa, della Chiesa cattolica stessa, e concentrarsi sulla interpretazione puramente razionalista della scrittura sacra. E precisamente questo è una forma di mitologizzazione dall'inizio del protestantismo, e questa distruzione del livello mitologico che chiaramente esiste in cristianesimo. Credo che cattolicesimo è molto più contro tutto, nonostante di tutto, è molto più tradizionale, molto più mitologico, e il cattolicesimo medievale era radicalmente radicato, aveva questo cattolicesimo aveva le radici nella mitologia, fede, le cose miracole, miracolose e molte altre cose, interpretazione mitologica della tradizione della scrittura sacra, della tradizione cristiana, esisteva questa interpretazione sempre. Nel periodo medievale, ma è interessante che Eliade era romeno,
suo padre era o sua madre era cristiana ortodossa, in Romania la maggioranza della gente sono oggi gli ortodossi, e nella chiesa ortodossa, nel cristianesimo ortodosso, questo aspetto mitologico sta conservata anche più che in cattolicesimo, e nel cattolicesimo è conservata questa dimensione molto più che nel protestantismo. Per questo possiamo fare una gerarchia di tre versioni del cristianesimo. Più antimitologica è il protestantismo, ridotta a una forma dell'interpretazione puramente razionalistica della tradizione cristiana, della scrittura sacra, e per questo qua è normale che Bultmann, teologo protestante, vuol continuare questa purificazione o demitologizzazione, demitizzazione della tradizione. Cattolicesimo sta tra due pole più mitologizzato, come lei ha detto, che De Giorgio, per esempio, ha voluto, altri tradizionalisti, anche cristiani, hanno voluto di reintrodurre questa dimensione dei miti, delle sacralità, le dimensioni iniziatiche nella tradizione cristiana, e la tradizione ortodossa, dove questo aspetto metodologico, questo denominatore è anche più sviluppato, conservato, è presente. E questo cristianesimo cosmico era nostro cristianesimo. Cristianesimo ortodosso è molto cosmico, è molto contadino, anche con molti simboli, i giorni dedicati ai diversi santi, con legati a certi aspetti dell'agricoltura, e questa forma, molti miti, narrazioni su santi diversi, tutti questi formano una geografia sacrale e metodologica e mitologica del cristianesimo ortodosso. Per questo lei ha menzionato Teilhard de Chardin, è altra cosa. Eliade da Giorgio sono molti teologi, teologhi, autori, filosofi teologici russi, come Pavel Florensky, Sergei Bulgakov, hanno sviluppato questo cristianesimo cosmico. Molti autori greci, anche romeni, hanno fatto lo stesso, e per questo è molto facile ritrovare questo aspetto del mito nella tradizione cristiana nell'ortodossia. È un poco più difficile nel cattolicesimo moderno, che è meno tradizionale, che cattolicesimo normale, che è la tradizione cristiana e cattolica che dovrebbe essere, ma con il protestantismo c'è qua, con il protestantismo, questo aspetto mitico della tradizione cristiana finisce, esaurisce, e non c'è più. Per questo credo che possiamo applicare questa regole allo studio per studiare le forme, le tre forme maggiori del cristianesimo. Grazie per la risposta, e lascio la parola.
Grazie. Allora, ad Andrea Scarabelli l'onere e l'onore di chiudere con le ultime domande per Alexander di questa sera. E torniamo nuovamente a parlare di attualità e riattualizzare il mito, perché ovviamente cerchiamo di riportare tutti questi discorsi al particolarissimo momento storico che stiamo vivendo. Diciamo che in maniera trasversale, dall'inizio, dalle prime domande fatte da Valentina, abbiamo sempre trovato il ritorno al discorso legato alla dualità, fino a l'ultimo intervento in cui si parlava di logos che si contrappone al mito, e come giustamente Alexander evidenziava molto bene, come poi sia una contrapposizione più fittizia che reale, dove la necessità è quella in realtà di trovare un equilibrio, seppure magari dinamico e quindi in evoluzione. La dualità ovviamente è qualcosa che non possiamo eliminare, ma è necessario, e qui mi ricollego alle parole chiave di Valentina quando parlava di solarizzazione o cosmicizzazione, riuscire a portare l'aspetto di cosmicizzazione. Ed è curioso come la parola cosmico sia, abbia la stessa radice di cosmetico, spesso uno non ci fa caso, ma cosmico e cosmetico sono strettamente collegati, perché che cos'è la cosmetica? La cosmesi, quella legata alla bellezza, ma cos'è la bellezza? La bellezza è l'equilibrio, è l'armonia, è Afrodite. Afrodite che è la divinità che compare sulla schiuma del mare, quindi è l'immagine, è in realtà la prima forma simbolica che affiora dall'inconscio, e questo è il linguaggio del sacro, perché il sacro si lega fortemente al simbolo. Quindi vediamo come l'aspetto dell'armonia, dell'equilibrio, del riuscire a trovare anche un equilibrio dinamico sia estremamente importante, soprattutto in momenti storici come questo, in cui sembra che tutto venga sovvertito e che il sacro sia stato quasi eliminato o scomparso. E questo per dire che io chiederei di affrontare il discorso del mito ad Andrea dal punto di vista sia luminoso che ectonio, potrei dire, no? Quindi sia che cos'è il mito razionalmente parlando, ma cercando di approfondirlo proprio relativamente anche a questo momento di passaggio epocale di postmodernità, in cui effettivamente, come dice Valentina, bisogna riuscire a riprendere la solarizzazione, ma in questa epoca il sole è il sole di mezzanotte, quindi è un nuovo sole. Andrea. Grazie mille, buonasera a tutti e buonasera Alexandre. In questo piccolo, come dire, intervento riepilogativo, che si chiuderà con una domanda, che è la domanda ipotizzata, quindi sottoposta al professor Dugin, ma questo intervento arriva a questa domanda in un modo un po' più tortuoso rispetto a quello ipotizzato all'inizio, cosa che capita sempre quando le relazioni che ti hanno preceduto sono interessanti. Prenderò le mosse da una domanda che anima questa nostra serata, questo nostro incontro, e forse, se il caso ci ha voluto tutti qui, qualche cosa di molto più grande, molto più importante. E la domanda è molto semplice. La domanda è: che cos'è il mito? Questa domanda in realtà contiene due aspetti fondamentali e in parte antitetici, perché il mitos, il mito, è quella cosa, quel dispositivo, quella funzione che conferisce senso alle cose, alle nostre vite, al cosmo. Il mito cosmicizza. Nel mondo del mito il mito si apre naturalmente al cosmo, e il cosmo si apre all'individuo in forma di mito, e quindi l'uomo che recita un mito, l'uomo che vive il mito, l'uomo che si apre al mito, che vive la propria esperienza come mito, è come se aiutasse il cosmo a tornare cosmo, è come se aiutasse il cosmo a riconoscere se stesso. È un individuo, è un uomo, scusatemi, ovviamente
ben diverso dall'individuo amorfo e acosmico e orribile che oggi gira per le strade, va a votare, fa tutte queste cose simpatiche, perché è un uomo che è la condizione di esistenza dello stesso ordine cosmico. È un uomo che voi ad esempio lo trovate rappresentato in Val Camonica, nelle incisioni rupestri, è un uomo che ha i piedi piantati per terra e le braccia levate verso al cielo in atto di preghiera. E grazie a questa postura è un uomo che fa di se stesso asse del mondo, axis mundi, piano che unisce i vari gradi dell'essere, in qualche modo mito incarnato. Questo è il secondo termine della domanda, il mezzos. E ora veniamo al primo termine, il che cos'è. Il che cos'è è la forma, come dire, prediletta, privilegiata del domandare filosofico. Se voi vi leggete tutti i dialoghi di Platone, Socrate incontra varie persone, incontra Trasimaco in Repubblica e gli chiede che cos'è la giustizia, oppure che cosa intendi per giustizia, oppure va da Eutifrone e gli chiede che cos'è il sacro, che cosa intendi per sacro. È una domanda che esige una risposta nei termini di definizione, quindi se io ti chiedo che cos'è il sacro, io mi aspetto una definizione. Una definizione che però, se ci fate caso, appartiene a un piano diverso rispetto a quello del mito. È una definizione che presuppone, questo è fondamentale, uno strappo, una lacerazione, una presa di distanza dall'oggetto del domandare, detto in poche parole. Se io vivo nel mondo del mito, io non ho bisogno di chiedermi che cosa sia il mito, perché il mito lo agisco, il mito lo vivo e lo vivo in ogni esperienza che faccio, che è aperta verso l'alto, lo vivo in ogni atto che compio quotidianamente, perché è un atto ritualizzato. Prima Rainaldo leggeva giustamente l'editoriale di Lucio Caracciolo e Caracciolo dice non c'è geopolitica senza mito, ma aggiunge e non c'è mito senza rito, perché il rito è la condizione di esistenza del mito stesso. Nel momento in cui noi chiediamo informazioni, una definizione del mito, noi in questo modo è come se stessimo denunciando la scomparsa dell'orizzonte mitico dalle nostre esistenze, cioè la fuoriuscita dal mondo. Ma state bene attenti, se noi pensiamo alla modernità, quella che noi intendiamo per modernità, che non casualmente è l'epoca storica in cui cominciano a nascere gli studi sul mito, perché gli studi sul mito nascono nel 7-800 e si sviluppano soprattutto nel 1900. Molti degli autori che prima ha citato Alexandre, quelli che ha citato Luca, sono tutti autori 8-900. Come mai nel momento in cui la modernità si acuisce, diventa sempre più predatrice, sempre più notturna, perché in quel momento tutti cominciamo a domandarci del mito? Tutti cominciamo a porre una domanda che è innaturale porre sia in una società del mito, sia nel mondo del mito, sia in quel mondo moderno che il mito ha fatto a pezzi. E questo, e questa è una riflessione che offro ai relatori e ad Alexandre, perché forse se il luogo del mito compiuto è la premodernità, il luogo genetico, storico degli studi sul mito non è la modernità, ma la postmodernità. Nel momento in cui fuoriusciamo dalla modernità, in quel momento, il mito si manifesta, ma si manifesta in un modo ancora differente. Soprattutto, come prima diceva il professor Dugin, viene meno la sua antitesi rispetto al logos. Chiunque vi dice che il mitos si oppone al logos è poco interessante, perché fa riferimento a una prospettiva, a un'epoca che è quella moderna, che si sta chiudendo. Porre la domanda che cos'è il mito implica solarizzare l'oscurità, implica portare il sole del logos, il sole del mitos all'interno della penombra del logos. Prima si parlava del fatto che il mito continua a essere vigente al di sotto della storia e come i tesori delle fiabe del nord si rivela solo nei momenti di crisi. Se volete, questa funzione del mito che percorre in modo carsico, in modo sotterraneo le epoche storiche, si manifesta nel momento decisivo, è esemplificata al massimo proprio in un mito, che è il mito del cosiddetto Rex Absconditus, cioè il re nascosto. Se ne trovano varianti in tutte le tradizioni, in tutte le civiltà. Lo trovate nel mondo assiro-babilonese, lo trovate nella figura di Rastafari che dorme in Zion, lo trovate nel ciclo arturiano,
lo trovate anche in un complesso mitologico, in un plesso mitologico lusitano che fa riferimento al sebastianismo, in cui sostanzialmente il re, sconfitto in una battaglia, non muore, ma si ritira in un luogo chiuso al resto del mondo, che il più delle volte corrisponde a un'isola. Sono le isole beate di Re Artù, le isole fortunate di Don Sebastiano, e che si appresta a tornare nel momento in cui il ciclo finisce. E allora viene restaurato l'ordine, viene restaurato l'impero, viene restaurata Roma. Perché Roma, come è stato detto prima da Valentina ed è stato ripetuto, Roma non è un luogo ma è un principio attivo. Roma è l'archetipo di tutti i miti, Roma è il mito per eccellenza. Sempre tornando all'editoriale di Caracciolo che leggeva Rainaldo, il titolo dell'editoriale è Tutti i miti portano a Roma. Non c'è mito più mitico, non c'è archetipo più archetipico di Roma. Il re si ritira nel momento in cui la storia volge alla catastrofe, si ritira il più delle volte in un'isola, a volte come il Barbarossa in una montagna, e che cosa fa? Dorme. Ma il suo non è un sonno privo di sogni, è un sonno in cui lui continua a sognare la perfezione che fu e la perfezione che sarà e la perfezione che tornerà. Ed è molto probabile che quello che noi intendiamo con storia sia una continua rassegna dei sogni di questo re dormiente. È molto probabile che la nostra stessa domanda, che cos'è il mito, sia solo una delle forme assunte da questa prodigiosa attività onirica di questo re. A questo punto la domanda che cos'è il mito, oltre a segnalarci che stiamo, come dire, che noi stiamo partecipando a un mondo che non c'è più, il mondo appunto del mitos, e che lo stiamo facendo all'interno di un'epoca che il mito ha appunto rottamato, ci dice un'altra cosa, ci dice che il mito, appunto come si diceva prima, non è una realtà dei tempi che furono, ma è un principio che può tornare di volta in volta. Quando il re ritorna, quando il re si rimanifesta, ci dice la tradizione lusitana, non si manifesta nella sua persona, ma si manifesta velato. E il compito degli uomini che dovranno raccogliere lo scettro di questo re, di questo mito, di questa nuova Roma, sarà quello di togliere il velo del re. Se voi considerate la parola, il termine greco che indica verità, implica proprio lo svelamento. Quindi individuare la verità nel mondo del mito equivale a togliere il velo, dato che la natura, come diceva Eraclito, ama nascondersi, physis cryptestai philein, il compito dell'uomo che vive nel mondo del mito è quello di svelare, è quello di rimuovere il velo, rimuovere l'oblio e partecipare del ritorno del re, del ritorno del principio imperiale, del ritorno di Roma. Ora, la domanda che io voglio rivolgere ad Alexander Dugin è questo: in che forma occorre oggi, nel momento in cui la modernità è sul, come dire, è sul far della sera, per così dire, in che modo occorre togliere il velo e riconoscersi nel re che è ritornato? Grazie. Intenterò di rispondere alla questione che cosa è il mito, perché è chiaro che non viviamo nella società, nella cultura, nella civiltà dove il mito sta al centro, come era il caso della civiltà tradizionale. Siamo nella modernità, dove normalmente il mito sta marginalizzato, almeno. E per questo non possiamo arrivare alla distorsione delle proporzioni normali senza applicare certa razionalità. E per questo credo che non è il problema di applicare o non applicare razionalità, razionalismo, ma che razionalità applichiamo. Credo che possiamo con la giusta gerarchizzazione dei problemi, dei temi, possiamo arrivare all'armonia
tra logos e il mitos, e per questo credo che le idee che, per esempio, che Platone ha desacralizzato la mitologia, la religione greca antica con sue spiegazione filosofica è molto moderna, non era così nel tempo del Platone. La sua filosofia è radicalmente mitica, i miti hanno avuto questa dimensione filosofica anche i miti avevano sua dimensione filosofica. Per questo possiamo cominciare con l'etimologia. Il mito in greco, mythos, significa semplicemente il narrativo, la narrazione. È implicito che si tratta della narrazione sacra, ma della narrazione. E questa già è tutto, credo, perché la narrazione, il narrativo, noi studiamo con la retorica e non con la logica. Per questo comprendere o studiare il mito bisogna con i mezzi propri, mezzi giusti, che è la retorica. È molto importante questa idea. L'errore moderno è applicare le leggi della logica al mito. Arrivano un'assurdità. Il mito e la logica sono due aspetti diversi della metafisica. La logica appartiene ai principi, a metafisica pura, a contemplazione pura, e il mito, al contrario, appartiene alla realtà fenomenologica, al mondo dei fenomeni. Per questo il mito coincide con la realtà e la logica o razionalità pura coincide con la metafisica, con la suprarealtà. E quando arriviamo a questo, possiamo fare un'equazione molto importante, identificazione molto importante. La realtà è il mito. O come Fernando Pessoa, il grande ammiratore del re Sebastiano, che Andrea ha citato, ha scritto la poesia molto, molto bella, un mito è nada e tudo in portoghese. Il mito è niente e il mito è il tutto. Molto bella espressione. Tutto e niente. Il mito è la realtà stessa, come la realtà sta data a ci sta data. Questo è centrale, che il mito è tutta l'idea è narrazione. Narrazione non è tuttavia logica, ma non è caotica. Realtà è strutturata, e la realtà dei fenomeni fenomenologica, e questa realtà è già strutturata, ma strutturata con le leggi della retorica e non della logica. E questa retorica opera con le figure,
le figure retoriche che ironia, metafora, metonimia, e questo è interessante, che tutto oggetto reale coincide con la figura retorica. Tutte le cose sono le cose ironiche, le cose metaforiche. L'oggetto, tutto l'oggetto è l'oggetto mitico nel suo centro, mai è per questo univocale, è plurivocale, è plurivalente. Tutta la cosa è la figura mitica, e per questo bisogna studiare, interpretare la realtà, il tutto, con il mito e con la retorica. E questo è l'errore più grande della scienza moderna, è applicare direttamente le leggi della logica alle cose reali. Con questo distruggiamo o la logica o le cose o la realtà, e arriviamo a un'assurdità caotica, al postmodernismo. Precisamente. E molto importante in questo punto applicare la poesia, applicare la metodologia alla realtà direttamente, perché in realtà non può essere precisa. Tutto nella realtà cambia, tutto si trasforma, e non c'è e non possono esistere le leggi e i mezzi per studiare assolutamente che realtà, che è la realtà manifestata, fenomenologica relativa. E questa relatività strutturata, gerarchizzata, coincide con al linguaggio, con la retorica e con le leggi della retorica. Per questo Gaston Bachelard, il grande filosofo francese, ha visto questo molto bene quando ha applicato alla materia, alla fisica, alle leggi delle poesie, per comprendere meglio le immagini delle cose nelle teste, nelle mente dei cercatori scientifici, che dopo sono proiettati alla realtà. Per questo è questa proiezione della mente fuori all'esteriorità dell'uomo, precisamente segue le leggi retoriche. Per questo il mito è la maniera più corretta, più precisa di studiare la realtà. La realtà e il mito coincidono. Il mito non è la riflessione sbagliata o è incorretta o approssimativa della realtà. Il mito è la descrizione più corretta possibile della realtà, perché la realtà non è logica, è retorica. E la retorica opera non con equazione, ma con le figure retoriche, che sempre sono un poco diverse dalle leggi logiche. Tutta la ricchezza retorica del linguaggio consiste precisamente nella deviazione della logica, del certo allontanamento dall'intelletto, dalla razionalità pura, e precisamente questa ricchezza della non corrispondenza diretta alla razionalità rappresenta la verità delle cose manifestate, dei fenomeni, che non possono coincidere totalmente con le idee
le cose coincidono e non coincidono con le idee in stesso tempo. E questa ambivalenza, questa ambiguità in certo senso, non è aspetto negativo, è aspetto mitico. Dobbiamo accettare questa natura retorica del mito come il mezzo più corretto per comprendere scientificamente realtà, ma questa scienza sarebbe la scienza, come Nietzsche diceva, gay science, proliche Wissenschaft. La scienza attuale è, c'è in se stessa la gioia, per la gente senza il senso dell'estetica, ai menti secchi. La vera scienza deve essere vivente, fresca, sempre più ironica in certo senso, e credo che qua possiamo sviluppare questa interpretazione del mito, accentuando più e più la relazione ontologica dell'essere, del mito e delle realtà, la cosa e la figura retorica. Con questo possiamo demitizzare il mito. Il mito diventa realtà stessa, e realtà in stesso tempo diventa il mito. Grazie Alexandre. Un'ultima domanda. Si parlava della dimensione di narrazione propria al mitos. Il mitos è un insieme di racconti, un insieme di storie che hanno, come dire, una serie di figure codificate che si rincorrono un po' in tutte le tradizioni. Lotte di eroi, di esseri divini o semidivini, discese agli inferi, prove. Ecco, visto che è stato più volte citato questa sera, Julius Evola, in un saggio che uscì sulla rivista UR nel 1998, avanzò un'ipotesi, come dire, molto potente, che in realtà non trova d'accordo né Genon né Guido De Giorgio, cioè che le vicende raccontate nei miti alludessero a una serie di prove iniziatiche che deve condurre a compimento l'uomo nella sua individualità. Evola ovviamente aggiungeva che all'interno delle società tradizionali esistono tutta una serie di strutture che aiutano l'uomo, ogni uomo, ciascuno di noi, in queste varie prove che di solito accompagnano la fine, per dire, della giovinezza, dell'adolescenza e così via, i riti di passaggio. È quella che viene codificata come via della mano destra. Ecco, tutte queste strutture aiutavano appunto l'uomo a compiere questo iter in silvis, per così dire, senza che costui si perdesse o diventasse un'ombra tra le ombre. Ora queste strutture sono venute meno. Il tempo cantato dal mito, che è quel tempo che si potrebbe definire con Platone nel Timeo immagine mobile dell'eternità, è stato soppiantato da un altro tempo, il tempo lineare, un tempo profano, un tempo in cui gli dèi non si affacciano più. Il tempo che Mircea Eliade ha definito terrore della storia. Quando Mircea Eliade parla di terrore della storia, non vuole indicare che la storia ci fa paura, ma il terrore della storia implica che una storia senza sacro, una storia senza un'apertura mitica, non può che risultare una collezione di catastrofi, e quindi non può che spaventare l'uomo in quanto tale. Questo tempo lineare, se volete, è rappresentato dalla clessidra che impugna la morte nella famosa incisione di Dürer, Il cavaliere, la morte e il diavolo.
che è la grandiosa rappresentazione, se volete, del terrore della storia, dell'uomo che da solo deve affrontare questo iter in silvis, questo cammino, questo nella valle desolata, terrorizzato dalla morte, che gli mostra non il tempo autentico, il tempo sacrale, il tempo del mito, ma il tempo profano, quello che Deleuze ha chiamato tempo edipico, in cui ogni istante divora il precedente. Ecco, l'ultima domanda che mi sentirei di fare in chiusura è questa: come è possibile affrontare questo cammino al di fuori di quelle strutture? Cioè, è possibile in qualche modo rivivificare, come appunto auspicava Evola nel 1928, queste figure iniziatiche del mito affinché il cavaliere possa attraversare e uscire vittorioso da questa valle desolata? Grazie, ma ci sono alcune considerazioni. Anzitutto credo che questo terrore della storia sì, certamente esiste, desacralizzazione esiste, demitizzazione esiste, ma in stesso tempo se se intenteremmo di comprendere che è la storia, immediatamente rimarcheremmo che si tratta del mito. Georges Dumézil, Gilbert Durand, Mircea Eliade stesso hanno mostrato che tutti temi della storia, tutte persone, personaggi della storia, tutti eventi della storia sono i frammenti del mito, che la storia è il mito, e il mito è la storia conta, ci dà il mito, è un sviluppo del mito e ci noi possiamo comprendere e leggere la storia solo con occhi del mito, possiamo interpretare la storia solo con l'aiuto del mito. Per questo tutta la storia, altra volta, non è negazione del mito, è una sviluppo del mito, è una illustrazione del mito, e non c'è niente nella storia, nessun evento che non sarebbe presente nel certo mito. Il mito ci dà la possibilità di leggere la storia, di fare la storia, di e per questo credo che la fine della storia è una necessità per l'esistenza della storia stessa. Questa linearità della storia ha il senso quando alla fine di questo vettore della storia arriva al punto, all'evento, all'Ereignis, al grande evento puramente mitico. Il mito non c'è solo all'inizio della storia, il mito sta all'inizio della storia, nel centro della storia, e la fine della storia anche è mitico. Per questo credo che c'è una lettura falsa della storia, ma la storia è la verità della storia e coincide con il mito, e per questo stando nella storia noi non dobbiamo necessariamente accettare la lettura falsa della storia, bisogna stare nella storia, ma interpretare la storia, leggere la storia, esistere nella storia di una maniera differente che i moderni, la modernità
ci obbliga. Per questo è molto importante. Ci sembra a volte che stiamo oppressi, limitati dalla realtà. No, siamo oppressi e limitati dalle idee incorrette, false. E quando ci liberiamo da queste idee false, liberiamo da tutta oppressione che non è reale, è puramente illusione pura, e per questo la storia sì è reale, ma la realtà della storia coincide con il mito. In questo senso credo che ritrovare questa dimensione della sacralità iniziatica, o rivivificare il mito, è molto facile in certo aspetto. Non bisogna cambiare la realtà, bisogna cambiare il mito, perché la modernità e la postmodernità sono miti, ma i miti falsi, i miti male, i miti cattivi, i miti non interessanti per i stupidi, miti stupidi, non di più, non c'è niente di ideale nel mondo moderno, il mondo moderno è radicalmente mitico, e si basa sopra i principi mitologiche, per esempio progresso, gli atomi, la scienza, sono forme i miti, i mali miti, e possiamo cambiare questi miti per miti più interessanti, più vivi, e credo che sono d'accordo che il rito sacro sono molto importanti, ma possiamo ritrovare i riti, perché per esempio ci sono religioni, oggi sono religioni tradizionali, sono le tradizioni, sono i riti, non crediamo più in questi riti, ma c'è altro problema, non problema di trovare il rito sacro, il mito. Il problema è trovare noi. Noi siamo di fuori della realtà, di fuori di se stesso. Per gente normale ci sono religioni, riti, valori, posizione nella società, le relazioni tra natura, il Dio, la gente, la società, tutto esiste. E modernità e postmodernità distrugge solo attitudine, solo relazione, fa la perversione di questa relazione. Per questo credo che bisogna cominciare da una forma della trasformazione di se stesso, e in certo senso credo che il punto della partenza per ricreazione di se stesso nel contesto dell'uomo normale, mitologico, sacrale, e il soggetto radicale come l'asse di questa eternità immanente in noi, uomo eterno che vive dentro di noi di una maniera nascosta, oscura, che non mai percepiamo questa dimensione, questo nucleo, ma questo nucleo presente in cada uno tra di noi, in ognuno di noi. Questo è molto importante, che la sacralità che può non esistere, non esisteva. Esiste solo le cose che esistono sempre, solo eternità è, tutte altre cose è e non, tutte altre cose sono e non sono, solo le cose eterne
veramente sono, esistono. E per questo credo che lo stesso possiamo applicare al rito, alle sacralità, al mito, alla tradizione. Tutto questo non può, non esistere. Tutta la tradizione, se si tratta della vera tradizione, non può non esistere. Per questo esiste. Esiste in maniera particolare, esiste attraverso sua propria inesistenza apparente, come il re sacrale, vivit et non vivit, come vuole. Molte volte diceva nel suo libro Mistero del Graal, il re nascosto vivit non vivit, come Federico II, e questo sogno, non il re sta nel stato del sonno, in realtà è il sonno, in realtà la vita è il sonno, e per questo vivit non vivit è risvegliato o sta nel sonno. Tutto nel mondo mitico, nella realtà coincidono, e trovare il soggetto radicale è lo stesso che trovare il punto che è, che vive, quando vive sempre, che vive eternamente, quando nessuno essere veramente vive, è vivente. Per questo credo che è molto importante di comprendere comprendere che modernità e postmodernità sono ficzione, non sono le realtà. Le realtà sempre sta legata alla sacralità, al mito, al soggetto radicale, alla verticalità. Tutte le pretensioni di cambiare la verticalità, verticale contro orizzontale, distruggere il verticale, sono le sforze vane. Non è possibile di fare questo. È possibile di creare illusione che la verticalità è distrutta, ma non è possibile distruggere l'eternità. Questo è molto importante, e possiamo sempre ritrovare il mito, perché il mito è il tutto, il tutto è il mito, e noi siamo le figure retoriche, facciamo parte del mito dell'umanità nel suo fase più degenerata, credo che nel suo fase finale, e siamo anche personaggi del certo mito storico, mito sociale, mito politico, mito artistico e scientifico. Grazie. Finito anche il microfono. Vi serve un tenore? No, no, ecco, è tornato. Io direi che con questo bellissimo intervento finale di Alexander possiamo chiudere la serata, e inviterei Reinaldo a salire sul palco e a chiudere lui, perché comunque tutti questi incontri nascono da te, e quindi è giusto che... Nascono da tutti i ragazzi qui della Corte dei Brut, ancora prima, e che partecipano a ogni singolo evento, non solo con una partecipazione il più possibile professionale, ma lo fanno con il cuore. E con il cuore sono venuti Alexandre dalla Campania, dal Piemonte, dalla Toscana, ad ascoltarti e a ascoltare i nostri ospiti. Come ho detto all'inizio, il percorso
del Festival Arte in Corte incentrato sul mito ha già avuto nella sua metà del percorso la partecipazione dei Carminantes, per chi non li avesse potuti apprezzare, che non era tra di voi presente, è stata l'anteprima di questo festival dove gli inni delle popolazioni, le loro tradizioni, usi e costumi sono stati rappresentati attraverso la musica. Successivamente, grazie anche a questa meravigliosa collaborazione sul brand activism culturale con la casa editrice De Piante, abbiamo potuto ascoltare Floreani, Roberto Floreani, uno dei cinque pittori italiani presenti alla Biennale di Venezia. Siamo andati in crescendo con i poeti russi rappresentati magistralmente da Anna Maria Rossano e da Davide Brullo. Il cuore è stata di questo percorso questa serata, ma non va in discesa, si moltiplicherà con i contributi di Anna Maria Rossano in una performance individuale e di carattere quindi teatrale, e di Johannes Bickler con la sua musica non commerciale, e proseguirà con il violoncello di Silvia Cosmo, e proseguirà in ultimo con una sorpresa che ora non ho voglia di anticiparvi. Per cui, oltre a ringraziare Alexandre, Valentina, Eleonora, Andrea e Luca, in genere noi finiamo con un aneddoto, e un aneddoto che poi si trasforma in prassi. E questa sera la prassi non ve la possiamo dare per un fenomeno tecnologico. L'aneddoto invece ve lo possiamo regalare. Sopra la mia testa, da 2 anni, abbiamo un'installazione di 2750 LED che sono sincronizzati sulle note di Midnight Sun, un brano che dà poi il titolo a un EP di Johannes Bickler, e con un testo curato da Maurizio Morelli, Luca Siniscalco e Andrea Scarabelli, e con la voce narrante di Anna Maria Rossano, non potrete vederlo perché il timer ci ha detto che abbiamo sforato, però lo vedrete sempre di giovedì e di domenica, perché ogni giovedì e ogni domenica tutto quello che avete sentito lo abbiamo sintetizzato con 3 differenti discipline artistiche. Questo è il progetto Eurasiart, che è stato presentato a Palazzo Reale proprio con Alexander Dugin ed altri carissimi amici ed artisti moscoviti. Lo abbiamo realizzato a seguito dell'aneddoto che vi sto per raccontare e che chiude la serata. All'interno di queste mura, che sono in sintonia con il professor Dugin più di quanto lo possa essere io, queste mura che ci precedono e che ci succederanno, abbiamo passato notti insonni, felici di confrontarci con Alexander Dugin, e mi rivolgo specificatamente a Luca, ad Andrea, ad Ines, che sanno quello che è stata la magia di un confronto costante, di passeggiate, di approfondimenti. Sulle tovagliette di carta è nato la rappresentazione del teorema di Cusano, e quindi quel soggetto radicale di cui avete parlato, avete ascoltato, quel mito di cui avete ascoltato, quel rito, sono contenuti e sintetizzati in 6 minuti, perché ascoltato con molta attenzione il professor Dugin, ci siamo chiesti perché non traduciamo
con tre discipline artistiche diverse in 6 minuti il cuore del suo pensiero. E così è stato, e tutti i giovedì e tutte le domeniche, alla mezzanotte in punto, si cessano le qualsivoglia attività di carattere lavorativo e viene irradiato il sole di mezzanotte e viene spiegato il concetto del mito e del rito come quella via salvifica da quel mondo di tenebre che ci è stato donato. L'ultima parola la vorrei però cedere all'editore di Alexander Dugin, che si frequenta con il professor Dugin da, credo, i primi anni Ottanta, e quindi chiedo a Maurizio, per cortesia, di dare lui il congedo prima di lasciare l'ultimo saluto a tutti voi che siete qui convenuti ad Alexander. Per cui Maurizio, se vuoi avvicinarti, io vado a predisporre il post serata. E grazie Alexandra, l'ultimo saluto dopo Maurizio sarà il tuo. Questa è una sorpresa che mi ha regalato Renato, non era previsto il mio intervento. Di solito io amo stare un po' dietro le quinte, preferisco mandare avanti o lasciare andare avanti persone di ben più altro livello, il calibro, come Luca, come Andrea, che hanno praticamente reso possibile alcune preziose edizioni. Credo che senza di loro non si sarebbe potuto fare in italiano Il soggetto radicale, per dirne una. Quindi io non ho molto da dire questa sera, anche perché ho una difficoltà a parlare per un incidente che ho avuto in bocca, quindi mi scuso se sentite troppe esse. E quindi niente, io sono solo onorato di aver conosciuto Alexander Dugin nel 1992, portandolo a Milano per la prima volta, di aver realizzato per lui anche degli incontri, delle conoscenze che credo siano state proficue. Qui oggi si è parlato di geopolitica. Alexander ricorderà con me una figura fondamentale, che è Carlo Terracciani, senza il quale molto del percorso che abbiamo fatto non sarebbe stato possibile. Carlo Terracciano fu il primo in assoluto in Italia a rimettere in, diciamo, a ridivulgare il concetto di geopolitica, a parlare di geopolitica. Lo fece con degli articoli sulla rivista che allora avevo fondato nell'84, fin già dal primo anno, già nell'85, comparvero tutta una serie di articoli. L'IMES non esisteva, di geopolitica non se ne poteva parlare perché era ritenuta una disciplina nazista e non se ne parlava, anche se noi avevamo avuto dei geopolitici fenomenali come Massi, per esempio. E quindi Carlo Terracciano, molti anni prima che esistesse l'IMES, che lui diceva all'inizio almeno era così, una rivista che parlava di ciò che non era geopolitica, fregiandosi del titolo di geopolitica, no? Come è capitato anche con altre situazioni, di cui adesso non sto qui a parlare. Quindi lanciamo anche questa questione della geopolitica, e Carlo Terracciano ebbe un buonissimo rapporto con Alexander, che poi ha ben ricordato quando ho ripubblicato integralmente tutti i suoi articoli in 3 volumi addirittura, quelli che erano apparsi sulla rivista Orion. E quindi è stato un lungo cammino che abbiamo fatto assieme, ci siamo poi persi un po' di vista, ma nel 2019 abbiamo ripreso intensamente i rapporti, abbiamo ricominciato a pubblicare i libri, ormai la casa editrice Aga, l'Aga editrice ne ha pubblicati ormai 11, e presto probabilmente pubblicheremo un altro paio di suoi libri. Non riuscirò purtroppo a pubblicare per intero Pneumachia, perché 28 volumi sono anche troppi anche per me, per quanto sia uno sconsiderato, però un sunto di Pneumachia l'abbiamo, l'introduzione quantomeno l'abbiamo pubblicato,
e speriamo di riuscire comunque a pubblicare una selezione di questi libri che sono fondamentali. Quindi io ringrazio Reinaldo per avermi coinvolto, per avermi dato l'onore di venire su qua sul palco. Ringrazio tutti gli ospiti che hanno tenuto questa serata e un grande saluto ad Alexander, all'amico Alexander, di cui modestamente, forse immeritatamente, sono il suo principale editore italiano. Grazie della tua presenza Alexander e continueremo a camminare ancora assieme. Grazie, voglio dire forse ultime parole. Voglio ringraziare tutti gli amici italiani, tutti i lettori, tutti che sono presenti qua in questo luogo fantastico che è Corte dei Brut. Credo che tutti i contatti tra Russia e Italia continuano contro tutte difficoltà che sono e legame veri e profondi non è possibile di cortare, di distruggere facilmente. Ringrazio moltissimo tutti amici italiani e sempre quando parlo con italiani, quando faccio conversazione, sempre ho sentimento della grande gioia, della grande illuminazione del cuore, perché credo che il popolo italiano è il popolo del cuore, non solo comprende ma sente la realtà delle cose, è il popolo molto legato, credo, al mito, alla sacralità, agli aspetti più sottile delle realtà, e per questo per me è sempre la felicità, sono felice di continuare a sviluppare i contatti con intellettuali, con artisti, soprattutto con la gente di cuore dell'Italia. Moltissime grazie. Signori, ci possiamo congedare e grazie per l'ora tarda che abbiamo fatto fare, Alexander. Alla prossima. Buonanotte. Alla prossima.